luogo dove Tonino passava la maggior parte del suo tempo libero per veder crescere il figlio, accompagnandolo a giocare qui a pallacanestro, è proprio dove è collocata la targa in questo momento, era il muretto dove lui si posizionava e passava intere giornate a guardare suo figlio crescere, ecco appunto. Il luogo non è a caso, appunto perché volevamo ricordare Tonino com'era fuori al di là del lavoro, oltre a un lavoratore instancabile come abbiamo sempre già detto, ed appunto per far sì che non venga dimenticato la lettera bellissima che ci scrisse la moglie non più di 2-3 mesi fa, quando abbiamo fatto un convegno qui, siamo stati invitati dalle donne del PD, in quella lettera la moglie chiedeva che appunto Tonino non venisse dimenticato e che non rimanesse un numero di statistica. Noi come direttivo della FIM di Teramo, io materialmente mi sono adoperato solo per la logistica, ma questa iniziativa è scaturita appunto dai componenti del direttivo, donne e uomini, lavoratori e lavoratrici delle aziende metalmeccaniche della provincia di Teramo, che hanno deciso di non dimenticare Tonino appunto e di rendere il suo sacrificio a disposizione di tutti quelli che hanno volontà e capacità di far sì che questa strage infinita abbia una fine. Ecco, Tonino. Nella targa voi avete scritto sulla targa basta dire basta, ora ognuno faccia davvero la sua parte. Sì, noi riteniamo che questa mattanza vada fermata con la volontà di tutti. Ognuno deve fare la sua parte, i parti sociali, i lavoratori, le lavoratrici, la politica, le istituzioni, tutti insieme dobbiamo far sì che venga a finire questa strage. Ricordiamo che dal sacrificio di Tonino dell'anno scorso, oggi nel 2023 siamo al 4,5% in più di morti sul lavoro, quindi non è cambiato niente, anzi è peggiorata, si parla di 80 morti al mese e questa mattanza deve finire con l'impegno di tutti. Non dobbiamo solo cercare i colpevoli, certo il colpevole deve essere trovato, ma dobbiamo trovare le soluzioni e le cause, perché fino a quando non ci concentriamo tutti per trovare le cause di quello che accade, questa mattanza non finirà mai. Lo dobbiamo a Tonino, lo dobbiamo a tutti quelli che hanno rimesso la loro vita per un tozzo di pane, come giustamente mi ricordava la moglie di Tonino ieri in una lunga telefonata. Tonino è morto per un tozzo di pane, questo non deve accadere. A posto.